Questo programma vi è offerto da Scapin, Bike Protagonist. Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo, appuntamento succulento in apertura di trasmissione, i campionati italiani marathon. Siamo in Val di Fassa per la terza edizione della Val di Fassa Bike, organizzata come di consueto dalla SD Val di Fassa Sport Events, ma al di là di tutto del prestigio di questa gara organizzata con ben tre percorsi, il momento clou di questa domenica 12 settembre è il campionato italiano. Eccolo qua, il campione italiano uscente è Mirko Celestino, l'avete visto sorridente al via, l'atleta ligure che gareggia per i colori della Semperlux Axevo High Bike. Eccolo qui, concentratissimo, sotto gli occhi molto belli di queste ragazze che stanno tenendo d'occhio la partenza di questo campionato italiano sulla lunga distanza. Sono partiti ben in 1800 gli atleti iscritti a questa terza Val di Fassa Bike, vi dicevo, organizzata su tre percorsi: il percorso marathon di 64 km e 200 metri con un dislivello di 2760 metri e da subito la salita al passo Lusia, un appuntamento davvero per tagliare subito le gambe ai migliori, 8 km di salita in sterrato che porteranno gli atleti a quota 2206 metri. Vedremo insieme le fasi più belle di questa ascesa e il percorso classic di 49 km con 2106 metri di dislivello, non si scherza, e il percorso short di 33 km e 400 metri con 957 metri di dislivello. Partenza e arrivo a Moena, cosiddetta Fata delle Dolomiti. Allora li seguiamo in queste prime fasi, in questa luce bassa del mattino, mentre seguiamo l'andatura di Ramon Bianchi, Mike Felderer, Tony Longo, questi due atleti del team Full Dynamics. Ramon Bianchi della Scott che tiene d'occhio la situazione, biker bresciano che vedete comincia ad affrontare la salita dell'Usia, tallonato dai due atleti della Full Dynamics. Li raggiunge anche l'altro componente di questa squadra, ovvero Johnny Cattaneo. Poi vedete Massimo De Bertolis, l'espertissimo biker, anche lui per i colori della squadra di Giovanni Battaglin. Eccoli allora impegnati in salita, Mike Felderer determinato a riprendersi la maglia tricolore che proprio l'anno scorso cedette a Mirko Celestino allo sprint, dopo essere stato campione italiano nel 2008. Eccolo Celestino che in questi primi chilometri, in questa salita davvero micidiale, la salita al passo Lusia, sta facendo da subito selezione, come vi dicevo, lunga 8 km in sterrato, mentre nella gara femminile vedete impegnata al comando la campionessa italiana uscente Eva Lechner, alle sue spalle, riconoscibile dalla treccia bionda, la fiemmese, Elena Giacomuzzi, che la tallona da vicino. Al terzo posto, con il numero 82, c'è Michela Benzoni della Lissone MTB, team con Nago Arreghini, e la squadra della campionessa italiana uscente Eva Lechner. Stazione intermedia della funivia dell'Usia, chilometro 5, passano Ramon Bianchi e Tony Longo che hanno già fatto il vuoto dietro di sé. Ramon Bianchi, Scott e Tony Longo Full Dynamics. Altri due atleti della Full Dynamics, Mike Felderer con il numero 2, l'alto atesino, e il bergamasco Johnny Cattaneo con il numero 15 al terzo e quarto posto. Vedete che in lontananza vedono i due battistrada. Ancora insegue con il numero 10 Yuri Ragnoli, l'under 23,
quindi Paluber, Martelli e Massimo De Bertolis a chiudere, quindi Jader Zoli leggermente staccato. Risaliamo in moto dopo questo transito, come vi dicevo, in stazione intermedia, e ci portiamo al Gran Premio della Montagna, quota 2206 metri, Passo Lusia, località precisamente Le Cune, dove passa per primo Tony Longo della Full Dynamics, l'atleta trentino, quindi Ramon Bianchi della Scott, leggermente staccato. Allora è partito nella salita più dura Ramon Bianchi, con un tentativo anche di dare a Ramon Bianchi un giornale protettivo per i tratti in discesa. Vi dicevo, è partito Tony Longo, il biker trentino della Full Dynamics, e vedete al suo inseguimento si lancia l'esperto Ramon Bianchi della Scott. Vediamo ora i passaggi successivi al GPM. C'è Johnny Cattaneo e insieme a lui ovviamente il compagno di colori Mike Felderer, entrambi per il team Full Dynamics. Suggestiva ripresa dall'elicottero, vedete, mentre torniamo con i piedi per terra, ma sempre sull'Usia, con il numero 4 passa Johan Paluber al Gran Premio della Montagna, poi nell'ordine Yuri Ragnoli della Scott, al suo fianco Lorenzo Martelli della Surfing Shop, e poi il compagno di colori Jader Zoli, ancora staccato di qualche secondo, Massimo De Bertolis, Full Dynamics. Mentre dopo questo stacco attendiamo di vedere anche la prima donna che transita il Gran Premio della Montagna, è la altoatesina Eva Lechner, ma a una bici di distanza c'è sempre Elena Giacomuzzi per i colori della UCI Unione Ciclistica Caprivesi. Bella lotta in campo femminile, insegue in terza posizione più staccata Michela Benzoni della Lissone MTB. Torniamo in testa alla corsa, o meglio salita di Malga Colvere. Tony Longo è scattato, si è lasciato dietro Ramon Bianchi, quindi il bravo biker trentino della Full Dynamics ha staccato. Abbiamo anche la possibilità quindi di vedere il distacco. Alle spalle di Bianchi compaiono, attenzione, sempre Johnny Cattaneo e Mike Felderer, hanno ricucito il distacco dal bresciano della Scott. Siamo a 12 km di gara dei 64 previsti per questa prova unica di campionato italiano marathon di mountain bike, e l'esito non è per niente scontato. Ecco poi il quartetto sempre compatto, Paluber, Ragnoli, Zoli, De Bertolis, Martelli, quindi un quintetto. Ad inseguire, vediamo alle loro spalle, è la vecchia volpe Marzio Deò e un attardato Mirko Celestino, il campione italiano uscente, che abbia pagato un po', ci sembra, questa salita. Andiamo verso, dopo la discesa di Pianac, succede la svolta della gara, passano a condurre i due della Full Dynamics, o meglio, quelli che prima erano secondi e terzi, Mike Felderer, a sua ruota c'è Johnny Cattaneo, problemi di dolori alla schiena per Tony Longo, che ha dovuto cedere la testa della corsa ai compagni di squadra. Insegue sempre Ramon Bianchi per la Scott. Tony Longo l'avete intravisto in fondo a questa via, purtroppo per lui grande difficoltà, mentre grande azione per Mirko Celestino, che vedete ha recuperato tantissimo insieme a Marzio Deò su Paluber e su De Bertolis.